Sambo Bhagya Dvashya Pato Che Temperti Me Namoda Tenghe Drolor Zambe Zevrache Padre Lame Shala Solade Om Guru Vajradara Sumati Monisha Sane Karma Uta Vardari Shiva Thank you.
Dagli sogni verso anni, trova vence sangue gruppa. Come Buddha ha detto, non posso togliere le vostre sofferenze, le vostre negatività, così come si pulisce lo sporco con l'acqua. Non posso togliere le vostre sofferenze e negatività, così come si pulisce lo sporco con la scopa. E non posso togliere i vostri veleni mentali così come si pulisce lo sporco con l'acqua, le macchie con l'acqua. Non posso prendere le mie realizzazioni, le mie qualità e metterle dentro di voi. Però quello che posso fare è farvi vedere ciò che c'è da coltivare e ciò che c'è da abbandonare, affinché voi stessi possiate abbandonare ciò che va abbandonato e coltivare ciò che va coltivato. Okay. Quindi uno dei punti molto chiari negli insegnamenti buddisti, nella pratica, e per me questo è un punto fondamentale, è che noi siamo responsabili di noi stessi. Come Buddha stesso ha detto, io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore. Questo vuol dire che alla fine dei conti
possiamo avere tantissimi metodi, possono esserci l'aspetto delle benedizioni, tante cose, però per il quanto che possiamo chiedere a qualcuno, alla fine dipende da noi stessi, no? È un po' anche la stessa cosa quando sono andati da Buddha e gli hanno chiesto che cosa ne pensava lui sui dei. Ricordiamoci che all'epoca di Buddha, in India, Buddha viveva all'interno di una cultura politeista, no? Dove c'era Brahma, Vishnu, Indra e così via. E quindi quando gli hanno chiesto a Buddha, così ci viene raccontato, cosa Buddha pensava dei dei, Buddha ha risposto, in una volta si dice che Buddha ha risposto dicendo: io non sono qui per dirvi se i dei esistono o non esistono. Io non vado contro i vostri dei o per dire che esistono o non esistono. L'unica cosa che io vi dico è che la vostra felicità o la vostra sofferenza dipende da voi e non da loro. E io voglio condividere con voi che cosa possiate fare per eliminare la vostra sofferenza e per essere più felici. In poche parole, questo. Perciò è molto molto chiaro che il percorso è un percorso di sviluppo delle nostre qualità, anche per poter sostenere e aiutare gli altri, ed è un percorso di poter superare e eliminare i propri cosiddetti veleni mentali. Cosa sono veleni mentali? In tibetano si dice nyomo. Nyomo, la definizione è sem raptu ma shivor chebe na nyomun pao. Questo in tibetano, che vuol dire ciò che quando manifestato, questo è tra parentesi perché non è nella definizione, se no però non si capisce, se no, ciò che quando manifestato, ossia qualcosa della nostra propria mente, l'interiore, porta la mente a un forte stato di non pace. Quindi qualcosa che quando si manifesta dentro di noi ci toglie un sentimento di pace. Ok? Quando siamo gelosi, come ci sentiamo? In pace o senza pace? Senza pace. La stessa cosa con la rabbia, la stessa cosa con il desiderio. Quando abbiamo un forte desiderio, siamo perfettamente in pace, in armonia, rilassati? No. Quindi, ciò che toglie lo stato interiore di pace è cosiddetto veleno mentale. Ok? Poi ci sono tante traduzioni diverse, però si può usare come emozioni distruttive, ci sono tanti nomi diversi che vanno dati. Però in poche parole sono quegli stati interiori che quando manifestati tolgono la pace interiore. Ok? Quindi il nostro percorso di sviluppare le nostre proprie qualità, di diminuire, superare, eliminare i cosiddetti veleni mentali, che poi vanno insieme, non è che sono due cose separate. È un po' come se io c'ho un posto che è molto buio. Come faccio per eliminare l'oscurità? Andando contro l'oscurità? Se io vedo che un posto è molto buio e voglio eliminare il buio, devo concentrarmi sul buio o devo cercare la luce? Devo cercare la luce. È chiaro che se io trovo la luce, però io non so dov'è il buio, finisce alla fine che c'ho la luce e però non riesco a togliere il buio perché non so dove c'è l'oscurità. Quindi è molto importante capire dove si trova l'oscurità. Però la soluzione non è nel andare contro l'oscurità, ma è nel cercare la luce. Quindi è importante conoscere i nostri veleni mentali. È importante conoscere le nostre ombre, le nostre debolezze, conoscere i nostri aspetti che dovrebbero essere migliorati, cambiati. Però il sentiero non è nel
come si può dire, andare contro i veleni mentali. La soluzione per eliminare la rabbia non è andare contro la rabbia, non è che mi arrabbio perché mi arrabbio, non è andare contro la gelosia, contro l'attaccamento, contro l'invidia, contro l'ignoranza. La vera soluzione non è lì, ma è andare verso la luce. Una volta che riconosco dove c'è il buio, io devo andare verso la luce. Quindi incontro per andare, per eliminare l'oscurità della rabbia, devo sviluppare amore. Perché lì dove c'è amore vero, non c'è spazio per la rabbia. La rabbia, l'odio, dove c'è il sentimento del voler far del male all'altro. Se c'è amore non c'è spazio per questo. Lì dove c'è saggezza non c'è spazio per ignoranza. Lì dove c'è soddisfazione non c'è spazio per insoddisfazione, di conseguenza desiderio illimitato. Perciò quello che dobbiamo nel nostro percorso fare è riconoscere ovviamente gli stati, le cose che vogliamo trasformare. È importante questo. Perché se noi non sappiamo vedere dove c'è il buio, se noi non riusciamo a riconoscere dov'è l'oscurità, non in generale, ma dentro di noi, non sapremo dove direzionare la luce. Qual è il pericolo che c'è qua? Dov'è la trappola? Che io riconosco, no, la rabbia fa male, la gelosia non va bene, l'invidia non va bene, devo, c'è l'amore, la generosità, l'umiltà e tutto il resto, benissimo. Però c'è il pericolo che questo rimanga ad un livello idealizzato e non qualcosa che lo sento profondamente dentro di me. Quindi l'oscurità che devo eliminare tramite la luce non è l'oscurità in generale, ma sì la mia. La rabbia che va pacificata tramite l'amore non è la rabbia in generale, ma sono i miei sentimenti di rabbia che devo andare a riconoscerli, e quindi è con un mio sentimento d'amore che posso andare a contrastare e gradualmente eliminare quel sentimento di odio. Ok? Perciò uno dei punti che volevo partire è questo, che siamo noi responsabili del nostro percorso, della nostra vita. Il nostro percorso spirituale, il percorso verso l'illuminazione, il cosiddetto sentiero, ha la parte di riconoscere cosa va eliminato, cosa va abbandonato, e riconoscere quali sono gli antidoti, dov'è la luce, quali sono le soluzioni, e mettere l'energia verso l'antidoto, verso la soluzione. Questa è una cosa molto molto importante. Certe volte ho la sensazione che abbiamo un po' l'idea che una volta che riconosciamo dove c'è il buio, o che c'è un comportamento nostro che non va bene, c'è una nostra emozione distruttiva che sorge spesso, che sia la rabbia, che sia l'invidia, che sia la gelosia, che sia quel che sia, ok? Certe volte mi dà la sensazione come che noi pensiamo che sia abbastanza incolparci di che c'è quella cosa. Vi spiego meglio. Ah, come per dire, guarda come sono cattivo perché c'ho tanta rabbia, che brutta la rabbia che ho, non mi piace la rabbia che ho, la rabbia è bruttissima. Stiamo lì a parlare male e andare contro la nostra rabbia, immaginiamo che con questo la rabbia andrà via. Il fatto che io riconosco che la rabbia non va bene sia abbastanza perché non ci sia più rabbia. Però non è così.
È come se io vado, riconosco dove un posto dove è buio, e dico che brutto che è questo buio, non voglio più il buio, vado lì, parlo contro il buio, dico non deve esserci il buio, eccetera, eccetera. Il buio rimane buio. Per il quanto che io riconosca che la rabbia non va bene, che la gelosia non va bene, che la insoddisfazione non va bene, e per il quanto io vada contro questi sentimenti, queste attitudini, queste abitudini e tutto il resto, per il quanto io mi metta contro, non risolve. È un po' come anche con una malattia. Quando noi riconosciamo che c'è una malattia, è importantissimo riconoscere la malattia e fare il corretto diagnostico, la diagnosi corretta, giusto? Non si può guarire una malattia senza una corretta diagnosi. Per una volta che io riconosco che c'è la malattia e mi metto lì a dire che è brutta questa malattia, non voglio questa malattia non va bene, eccetera, eccetera, e mi lamento e soffro e piango e sto male per la malattia, risolve la malattia o non la guarisce o no? In realtà, apro e chiudo parentesi, esiste una teoria non orientale, occidentale, che dice che il corpo sarebbe capace di guarire qualunque malattia da solo, con una condizione principale, che la persona abbia uno stato profondo e forte di soddisfazione e felicità. Perché quando si sente forte soddisfazione e felicità, gioia, questo crea un aspetto fisico nel corpo che va a rinforzare gli anticorpi, che ne so io, succede un qualcosa che può guarire qualunque malattia. Perciò in realtà quando abbiamo una malattia e ci mettiamo contro la malattia e ci mettiamo male perché siamo malati, eccetera, in realtà facciamo la forza contraria. Ma comunque, chiudendo parentesi, tornando alla metafora, il fatto che io sappia che sono malato e che io mi ponga contro la mia malattia non la guarisce. Tramite cosa avviene la guarigione della malattia? L'antidoto, la medicina, la dieta, il cambio di comportamento, cambio di stile di vita, quel che sia. Quindi riconoscere la malattia è importante, però la guarigione si trova nella medicina, nell'antidoto. Ok? Questo è un concetto molto molto importante, perché ripeto, spesso crediamo che riconoscere la malattia sia abbastanza per guarirla. Spesso crediamo che riconoscere che un comportamento che abbiamo non va bene sia abbastanza per non avere più quel comportamento. Però funziona o no? Perciò dobbiamo andare verso l'antidoto. Si deve riconoscere l'oscurità, ma l'energia va verso la luce, verso l'antidoto. E qui però c'è un aspetto molto importante, che è quello di riconoscere dov'è l'antidoto, riconoscere che cos'è l'antidoto, e riconoscere anche il nostro proprio potenziale di poter realizzare quell'antidoto. Questo è molto importante, perché per quanto che io riconosca che non mi devo arrabbiare, che non devo sentire odio, che mi fa male, se io non credo che posso amare veramente, e peggio ancora se io non so neanche cosa sia l'amore, diventa molto difficile cambiare. Okay. Perciò, gran parte del nostro percorso, del nostro sentiero, è quello di coltivare le nostre qualità, coltivare gli antidoti cosiddetti, è quello di coltivare le qualità che abbiamo, qualità come l'amore, la compassione, la pazienza, la stabilità, la gioia, la soddisfazione, la pace,
l'altruismo, la compassione, la generosità. Quindi questo è estremamente fondamentale, che noi dobbiamo andare verso coltivare le qualità e non andare contro i difetti mentali. Prima di parlare, perché voglio noi andremo a concentrare questi due giorni principalmente su questo aspetto di riconoscere le qualità e coltivarle, voglio solo dire una cosa prima sull'altra parte. Riconoscere che le attitudini negative come quelle dei veleni mentali non vanno bene c'ha un aspetto importante, che è quello che quando si manifestano, ed ogni tanto può succedere, no? Capita che uno manifesti rabbia, capita che uno si arrabbi, che uno sia geloso, che uno sia invidioso, qualunque altra cosa così, o no? La nostra tendenza qual è? Quando ci capita di arrabbiarci o qualunque cosa del genere, cosa facciamo? Riconosciamo, ah, questa attitudine non va bene, o abbiamo l'attitudine di giustificarla? Di solito quando uno è geloso, si arrabbia, invidia, qualunque cosa, punta il dito su qualcosa e qualcuno del perché io mi sono arrabbiato, eccetera, o no? Sì. Ancora di più quando sappiamo che è un'attitudine che non va bene. No? È come se fosse per dire, io se dipendessi solo da me io sarei sempre paziente, calmo, perfetto, no? Io mica mi voglio arrabbiare, mi fa anche male. Se mi arrabbia perché quella persona mi ha fatto arrabbiare, perché quella situazione mi ha fatto arrabbiare, che c'entro io? Niente. Io sono una vittima. Io geloso. Sì, ma se tu non stessi facendo questo o quell'altro, io non sarei geloso. Quindi quello che accade è che abbiamo la tendenza di solito di metterci a giustificare le nostre abitudini, i nostri comportamenti, i nostri stati mentali, i nostri veleni mentali quando si manifestano, invece di semplicemente riconoscere e dire ok, questa è un'abitudine che ho, non la voglio più seguire, punto, e quello che accade intorno a me non è altro che una condizione tramite la quale quello che c'è dentro di me si manifesta. Cosa facciamo? Incolpiamo il mondo e siamo noi la vittima. È chiaro questo? Ok? Quindi, uno dei punti importanti che dobbiamo fare, quando noi riconosciamo dove c'è l'oscurità, quando noi riconosciamo quali sono i comportamenti che non vanno bene, le attitudini mentali che non vanno bene, i sentimenti che ci fanno male, eccetera, eccetera, quando riconosciamo questo, dobbiamo, prima di applicare l'antidoto, dobbiamo cominciare per primo a smettere di giustificarli. Riconoscere che le situazioni che viviamo, nelle quali noi ci arrabbiamo, stiamo male, eccetera, eccetera, non sono altro che una condizione tramite la quale quel veleno mentale, quella cosa che abbiamo dentro di noi si manifesta. Non so se è chiaro questa cosa o no. Un po' difficile da accettare magari. Veramente dico, no? Però, domanda. Dinanzi alla stessa situazione, persone diverse reagiscono nello stesso modo in modi diversi? Modi diversi. Perché? Se la situazione è la stessa. Per dire, se viene una persona e fa un insulto, ogni persona reagisce nello stesso modo o può reagire diversamente? Può esserci uno che se la prende a morte e reagisce con rabbia anche fisica,
c'è un altro che non reagisce fisicamente, ma se lo tiene quella cosa dentro, che passano settimane, che ancora c'ha quel gusto amaro in bocca. C'è quello che si fa due risate. Dice, ma guarda che scemo. E c'è un altro ancora che non fa neanche la risata un po' sarcastica, non se la prende e dice, guarda, la manifestazione della sua ignoranza, del suo attaccamento, spero che tu sia felice, che non possa, che non sia più così aggressivo. Possono esserci queste diverse reazioni, no? E questo che cosa ci fa vedere? Che la ragione per la che quelle parole dette dall'altra persona non sono la causa e la ragione di quello stato, di quella rabbia che si manifesta, ma sono una condizione tramite la quale quello che c'è dentro della persona si manifesta. Una persona che ha tanta compassione e vede una persona che la tratta così, cosa riflette? La compassione. In altre parole, il mondo che ci circonda, le condizioni che noi viviamo, servono quasi come uno specchio per far riflettere quello che abbiamo dentro di noi. È chiaro che le condizioni sono anche importanti, perché se io vivo condizioni che riflettono sempre la parte più brutta di me, io vado gradualmente a coltivare sempre di più quella parte. Se io vivo condizioni che aiutano a far riflettere e manifestare la parte più bella di me, io vado a coltivare quella parte lì. Non so se è chiaro questo. Sì? Perciò la cosa importante che volevo arrivare è, quando noi ci troviamo in una situazione nella quale manifestiamo rabbia, gelosia, invidia, insoddisfazione, qualunque veleno mentale, ricordiamoci che la situazione, e questo non è questo non giustifica nessun comportamento, però che la situazione è una condizione tramite la quale il nostro veleno mentale si manifesta e non è la causa di quel comportamento nostro. Chiaro questo? Perché, un altro esempio, noi stessi, lasciamo stare altre persone, noi stessi in momenti diversi della nostra vita, può capitare che andiamo a reagire in modi diversi? Sì. Perché? Perché noi siamo diversi in quel momento, quindi abbiamo una reazione diversa alla stessa tipo di situazione. Quindi, quello che accade è, quando sorge la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento, eccetera, non incolpare il mondo, non giustificare quell'attitudine, ma sì riconoscere che quella è una condizione tramite la quale quel veleno mentale che noi abbiamo si manifesta. Ok? Adesso non voglio entrare in tanti dettagli su questo meccanismo, perché potremmo andare molto più a fondo su questo meccanismo, però non è il momento, se no passiamo tutta la giornata solo su questo. Però questo è il punto, che è riconoscere dove è il buio, riconoscere che dentro di me ci sono dell'insoddisfazione o dell'ignoranza o delle incoerenze o i miei traumi, i miei dolori e tutto quello che c'è, che quando vivo il mondo entro in contatto con le situazioni tramite le quali questo si manifesta. Ok? Però il punto principale di oggi è che una volta che noi riconosciamo dove si trova l'oscurità, la soluzione non è rimanere con il fuoco sull'oscurità, ma sì andare a cercare la luce. Quindi noi dobbiamo concentrare le nostre energie verso le soluzioni, verso gli antidoti, verso lo sviluppo delle qualità, e non nel rimanere con il dito puntato sui veleni mentali, perché ce n'è per tutti, non è che io sono l'unico. Se noi vediamo qua, ognuno di noi andiamo a vedere, no, si dice tutti sono normali finché non li conosce abbastanza, no?
io una cosa che sono abbastanza sicuro è che ogni tanto c'è qualcuno che pensa: ah no, perché io vedo che in questo contesto le persone non sono, sono più fuori di testa, no? Sono più instabili o questo e quell'altro. Non è vero. L'unica differenza è che in un contesto dove uno mantiene una certa formalità che non si manifesta come sente veramente, come è. Quando uno è al lavoro e non ha, non c'ha tanta intimità con le persone con cui lavora, e quando uno è a casa in famiglia, si manifesta in modi diversi o no? Sì. Quando uno è in un contesto dove non c'è questa formalità, alla fine cosa succede? Manifesta di più quello che sente, come è, eccetera. Perciò, quello che succede, ognuno di noi, non c'è uno che non abbia i suoi problemi, che non abbia le sue menate, che non abbia i suoi traumi, che non abbia le sue cose. Non c'è uno. Quindi non dobbiamo sentirci che noi siamo il cattivo, il brutto, e in questo senso, perché siamo tutti insieme sulla stessa barca. E il punto importante è che dobbiamo concentrare la nostra energia nel nostro potenziale e nello sviluppo delle nostre qualità verso la luce. Ok? Adesso, come facciamo a far questo? Ci sono diversi metodi, diversi sistemi per sviluppare le nostre proprie qualità. Però prima di questo volevo dire un'altra cosa ancora. Oggi la prima cosa che ho detto è il fatto che noi siamo responsabili della nostra felicità, della nostra sofferenza, nessuno può farlo per noi. Però allo stesso tempo che io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore, che quello che io vivo è il risultato delle mie azioni, delle mie scelte, noi costantemente interagiamo uno con gli altri. In questa interazione che noi abbiamo, ci influenziamo uno agli altri. Quindi ci sono certe scelte, certe interazioni che possiamo fare che ci aiutano a sviluppare di più le nostre qualità, invece di continuare a coltivare i nostri comportamenti negativi. Ok? Adesso, ci sono tanti metodi che ci possono aiutare a coltivare e sviluppare le nostre qualità. Uno di questi riguarda il processo più intellettuale. E qua c'è un punto molto importante da ricordare, che anche se è un processo più concettuale, cosiddetto intellettuale, non rimane solo intellettuale, perché il processo qual è? Ascoltare, quindi riconosco, capisco che non mi devo arrabbiare, capisco che cosa vuol dire amare, l'importanza di amare le altre, eccetera. Sviluppo la certezza di questo, quindi la consapevolezza, la mia certezza interiore che l'importanza di amare e tutto il resto, però l'ultima parte, che è la più importante, è quello che riguarda familiarizzare, meditare. Io devo indurmi a un sentimento di amore, devo indurre me stesso a un sentimento di compassione, eccetera, in modo che gradualmente io riesca a familiarizzarmi con quello stato. In poche parole, il percorso avviene basato su una caratteristica che noi abbiamo, che la nostra mente è flessibile e noi funzioniamo nella base dell'abitudine. Più faccio una cosa, più diventa facile fare quella cosa. Più agisco in un modo, più quel tipo di azione mi viene naturale e spontanea. Quindi più mi arrabbio, più mi arrabbierò. Più sono compassionevole, più compassionevole sarò. Ok? Però se noi stiamo qua ad aspettare il giorno che avremo un grande amore, una grande compassione spontanea, no, come si dice in italiano, campa cavallo che la cresce, aspettiamo, 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 non avviene. Quindi
come avviene il percorso, come avviene il sentiero? Nell'indurre noi stessi in un modo quasi che artificiale, ossia che non è naturale ed è spontaneo, agli stati di coscienza che vogliamo sviluppare. Quindi indurre noi stessi in uno stato di amore, di compassione, di generosità, di saggezza, affinché gradualmente quello avvenga in un modo naturale ed spontaneo, per familiarizzarci con quello stato. La cosa importante da capire è che la soluzione, l'antidoto, non è nella conoscenza teorica dell'amore, è nel sentire amore. Chiara la differenza? Ok? Adesso, questo ci sono diversi metodi. Uno è quello che riguarda più il sentiero del sutra, nel quale noi andiamo principalmente a connetterci con le qualità e indurre noi stessi tramite la meditazione e anche la visualizzazione a sviluppare queste qualità. E poi c'è anche il sistema del tantra, adesso sto un po' semplificando tanto, ma una delle caratteristiche speciali che avviene nel tantra, la pratica di Tara che andremo a fare riguardo il tantra, è quella nella quale ci sono, in una certa prospettiva, gli archetipi. Ossia sono personificazioni, manifestazioni, che rappresentano quelle qualità puramente, totalmente sviluppate. Quindi io mi riconosco in quello e naturalmente mi riconosco in quelle qualità. Però c'è un altro aspetto che va insieme anche, cerco di spiegarlo. Non è un semplice gioco intellettuale, perché noi quando interagiamo fra di noi ci influenziamo. Okay? E c'è una cosa della quale io sono molto molto sicuro, e purtroppo non ho le parole chiare per poter descrivere e spiegare quello di cui sono molto sicuro. Ma è il fatto che, come posso dire? Noi non funzioniamo unicamente ad un livello concettuale. Quello è quello che c'è nella superficie. In realtà c'è molto, molto, molto di più, che ha un potere molto più grande su di noi di quello che noi riusciamo a comprendere concettualmente. All'interno di questo esiste una cosa che viene chiamata la benedizione del lignaggio, che viene fatto che alcuni possono chiamare il campo morfogenetico, ognuno chiama come vuole, no? Le parole moderne e scientifiche in cui nei nostri tempi ci fanno piacere. Però in poche parole è il fatto che esiste della conoscenza, non solo teorica, ma anche come stati interiori che vengono trasmessi in un modo non verbale. E noi possiamo connetterci con questo e questo ci aiuta a sviluppare quegli stati dentro di noi. E queste qualità da sviluppare vengono trasmesse nell'aspetto di queste di questi Buddha, di queste divinità, tra cui Tara. E quindi abbiamo persone che per secoli e secoli e secoli, per più di 2000 anni, hanno meditato, hanno praticato, meditato, fatto le loro preghiere, recitato il mantra, creando una connessione con queste qualità tramite queste stesse visualizzazioni, tramite questa stessa connessione con Tara, tramite questo stesso archetipo. E più sono le persone che si connettono con questo archetipo, più forte diventa l'archetipo. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi questo è un aspetto, però in realtà c'è ancora, diciamo, dalla parte superficiale andiamo a un livello in più profondo, però ci sono ancora livelli molto più profondi. Quindi da un lato c'è questo aspetto di connetterci con il sacro,
ricordandoci che quello è un riflesso del potenziale che noi abbiamo. Quindi quando noi abbiamo ciò che è sacro davanti a noi, rappresenta ciò che noi stessi possiamo diventare e realizzare. Importante ricordarci in questo aspetto. Quindi Aryatara non solo rappresenta la mente illuminata, lo stato illuminato del Buddha nell'aspetto femminile, ma rappresenta la mia capacità e il mio potenziale dell'illuminazione. Una cosa da ricordare è che lo stato illuminato, il Buddha, non è né maschile né femminile, perché ciò che si illumina, ciò che sviluppa le qualità al massimo potenziale è il corpo e la mente molto sottile che non ha sesso. Però noi, se dobbiamo connetterci con la immagine di un essere, viviamo nella dualità fra il maschile e il femminile, quindi naturalmente lo andiamo a rappresentare o come uomo o come donna. Ok? Però lo stato interiore, lo stato dell'illuminazione è uno stato che trascende il fatto del maschile e del femminile. Okay. Comunque, perciò quando noi abbiamo il sacro davanti a noi, non è un qualcosa su cui andiamo a chiedere, ma esistono anche la richiesta di benedizione, ma è principalmente un riflesso del nostro potenziale che noi vogliamo diventare. Quindi è un più andare verso il sacro per diventare della stessa natura. Non so se è chiaro questo concetto. Okay. È un po' come avere un role model, no? Avere un esempio di vita, qualcosa che mi ispira a quelle qualità che io posso diventare come. Okay. Poi c'è un altro aspetto, e qua andiamo all'aspetto più profondo ancora. Tara non solo è un archetipo che rappresenta l'azione sacra, che rappresenta lo stato di Buddha, no? Nella mente illuminata, il Buddha nell'aspetto femminile, rappresenta anche Tara il fatto che uomini e donne hanno lo stesso identico potenziale per l'illuminazione. C'ha tanti, tanti significati, però Tara anche rappresenta un Buddha, quindi un essere illuminato, e qualunque essere illuminato, prima di essere un Buddha, non era un Buddha. Era un essere comune, ordinario, con tutte le sue menate, i suoi veleni mentali, eccetera, eccetera, okay? Che ha seguito il suo percorso per l'illuminazione. Se noi vediamo nella tradizione, no, del buddismo, vediamo che ci sono tante manifestazioni di Buddha. Faccio esempio, Manjushri, il Buddha della saggezza, Avalokiteshvara, il Buddha della compassione. Abbiamo diverse manifestazioni che possiamo trovare. Di solito quello che avviene è che si racconta che Manjushri, per esempio, quando ha generato la mente della bodhicitta, quando ha generato la totale determinazione di voler raggiungere l'illuminazione per aiutare gli esseri, e ha preso così volto del Bodhisattva, che non è una formalità ma è questo profondo impegno di raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri, di solito ogni Bodhisattva, quando genera profondamente questo impegno, c'è il volto generale, che è quell'impegno vuole raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli esseri, e c'è un voto specifico che un po' manifesta la caratteristica di ognuno. Manjushri ha messo questa intenzione di voler aiutare gli esseri principalmente tramite lo sviluppo della saggezza. Avalokiteshvara, quando ha generato la bodhicitta, dava più enfasi alla compassione, e così via. E Tara aveva una caratteristica particolare. Tara, quando era un bodhisattva, e parliamo di tanto tempo fa,
No? I numeri che vengono dati sono numeri stravolgenti, quindi parliamo di miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di anni, però sono tutto il tempo è relativo, è molto difficile di dire quando. Il fatto sta che in un'epoca molto prima dell'epoca di Buddha Shakyamuni c'era questa principessa che si chiamava Yeshedawa. Yeshedawa che vuol dire la saggezza della luna. La principessa Yeshedawa viene detto che era una persona molto molto buona e che aiutava tantissime persone, aiutava tantissimi esseri costantemente. E a un certo momento lei aveva incontrato questo, il Buddha della sua epoca. E questo è anche un concetto molto bello, che non è che Buddha Shakyamuni è il primo Buddha. Viene detto che in questa era in cui viviamo Buddha Shakyamuni è il quarto Buddha. Sì, il quarto Buddha. E quindi, e ci sarà un totale di 1000 in questa stessa era. In ogni era ci sono tanti altri. Quindi non è che c'è solamente Buddha Shakyamuni e così via, no? Si dice qua che il nome di questo Buddha si chiamava Dundubi Shrava. Comunque, fatto sta che nell'epoca di questo Buddha la principessa Yeshedawa, Chandragyana in sanscrito, la saggezza lunare, ha sviluppato questo grande amore per gli esseri e li voleva aiutare costantemente. E aiutava tantissimo anche tutto il cosiddetto sangha monastico, ossia la comunità spirituale che seguiva la pratica spirituale o che aveva anche i voti come voti monastici, diciamo i cosiddetti religiosi. Li sosteneva, li faceva offerte e tutto così via. E a un certo punto sono venuti i monaci della sua epoca, qualcuno, e gli hanno detto a lei: tu sei così gentile, sei così generosa, quindi noi preghiamo perché possa, tramite questi meriti che tu stai accumulando così speciali, possa tu rinascere come un uomo così che possa raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. No? E lei ha risposto dicendo: ciò che raggiunge l'illuminazione non è uomo e donna. La nostra mente molto sottile non ha sesso. Ci sono tanti che vogliono raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli esseri nella forma maschile. Ed è per questo che io prendo l'impegno, ed è questo il momento quando ha generato la bodhicitta, io prendo l'impegno di aiutare ogni essere in qualunque modo sia necessario, e di sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale, e non importa quanto tempo ci vorrà e quante vite ci vorranno per raggiungere l'illuminazione, io lo farò, però sempre in un corpo femminile. Quindi prende questo impegno, e da questo momento in poi passano diverse vite, nella quale, in quanto nel suo percorso come bodhisattva, Tara segue queste vite sempre in un corpo femminile finché raggiunge l'illuminazione in un corpo femminile. Quindi questo uno rappresenta, come dicevo prima, il nostro proprio potenziale di illuminazione. Però fatto sta che, almeno da quello che noi sappiamo dalla storia negli ultimi 2000 anni, è sempre stato uno dei principali punti di preghiera, di richiesta di benedizioni, è sempre stata Aryatara. Quindi questo essere che raggiunse l'illuminazione, e quando un essere, no? La mia logica è, quando un essere normale muore, io credo che ci sia continuità, non è che finisce tutto lì. E quando un essere raggiunge uno stato puro di saggezza, di amore, raggiunge l'illuminazione, continua ad esistere anche, no? Quello che viene detto con molta chiarezza negli insegnamenti è che un essere illuminato ha l'amore, la compassione, la voglia di aiutare ognuno nello stesso modo. Però può avvicinare a qualcuno quando quel qualcuno è aperto per poter riceverlo.
È un po' come, diciamo, le onde radio e il ricevitore, no? Quando vengono trasmesse le onde radio dalla stazione principale, non è che vanno a fare differenziamento, no, guarda, la onda va per questa persona o per quell'altra. Quello va mandato per tutti. Però se tu puoi o meno sentire quella musica, dipende se tu sai sintonizzare bene o meno il tuo apparecchio, giusto? Nello stesso modo, quello che viene spiegato è che un essere illuminato ha l'attitudine di voler sostenere e aiutare. Come si può aiutare? Interagendo con tutti. Però quello che abbiamo bisogno è dalla nostra parte aprirci per poter ricevere queste cosiddette benedizioni. Cosa sono le benedizioni? Io ci ho voluto tanto tempo per capire un pochettino logicamente cosa sono benedizioni, perché sempre diciamo, no, chiedo le benedizioni, ma io per tanto tempo ho detto, ma che cosa sono le benedizioni? Un giorno, parlando con mio maestro in Tibet, l'abate di Tashilompo, Kachalosom Phuntsorenpoche, ho capito qualcosina, almeno credo di aver capito. Quando lui diceva, le benedizioni sono le condizioni favorevoli. Una benedizione può avvenire nell'aspetto di una parola, può avvenire nell'aspetto di un'immagine, può avvenire nell'aspetto di un oggetto, di tante cose, ma è quel qualcosa che quando entra in contatto con noi ci aiuta a sviluppare quella qualità, a vedere quello che non vedevamo prima, a trasformare in modo virtuoso e positivo la nostra propria mente. È un po' come, io credo che tanti di noi abbiamo già sperimentato, quando si va in un luogo sacro, l'interagire con quel luogo sacro naturalmente ci aiuta a sviluppare certe qualità che in altri contesti noi di solito facciamo fatica. Quindi ha una grande forza di trasformazione. Quindi, Aryatara, non solo a un livello più, diciamo, superficiale, è un archetipo molto importante che ha un grande potere. A un livello più profondo, allo stesso tempo, è anche la pratica di Aryatara, un sistema di trasformazione completo in sé, quello che viene chiamato Nidam. A un livello più profondo, Aryatara è un Buddha, è un essere che ha raggiunto l'illuminazione e che continua a interagire con tutti quelli con cui ha le condizioni per aiutarli. E da un livello più profondo, Aryatara rappresenta anche, viene detto che a livello assoluto, viene così detto, a livello più profondo, è la manifestazione delle azioni di tutti i Buddha. Perché Aryatara, quando ha raggiunto l'illuminazione, una delle sue caratteristiche prima, o meglio quando ha sviluppato la bodhicitta, era quella di voler aiutare gli esseri, per quello che viene chiamata Tara, che vuol dire la liberatrice, colei che libera, no? E quindi perché lei voleva sempre aiutare gli esseri e anche con una certa fretta, era molto veloce, non era una cosa, voglio aiutare gli esseri con calma quando sarà il momento, no, subito. Perciò nella storia dei secoli sempre è stata manifestata Tara con questo aspetto di velocizzare. Quindi quando vediamo che ci sono tutte le condizioni ma la cosa non succede, quando abbiamo bisogno di trasformare, ma anche per ragioni mondane molto spesso si è fatto preghiere a Tara con ottimi risultati, no? Ci sono tanti esempi. Però c'è questa caratteristica di azione, di velocità. Una delle ragioni per questo anche è che nel percorso della vita di Tara, in quanto Bodhisattva, ha raggiunto l'illuminazione dopo aver ricevuto gli insegnamenti di Buddha Amoghasiddhi. Amoghasiddhi è uno dei nomi del Buddha che rappresenta l'azione sacra, rappresenta l'aspetto dell'azione. Comunque, questi sono aspetti che magari sono un po', come si può dire, vogliono dire tanto, ma allo stesso tempo magari vogliono dire poco, dipende come li capiamo. Fatto sta che per secoli e secoli
tutti i maestri del nostro lignaggio, tutti i maestri che sono venuti contemporanei, ma anche quelli precedenti, e in tutte le tradizioni del buddismo, Mahayana, Vajrayana, non c'è uno che non abbia preso rifugio in Tara. Non c'è uno che non abbia, come si dice in inglese, si dice to rely upon, che non abbia seguito Tara non solo come archetipo, come pratica, ma anche come presa di rifugio in quanto un essere illuminato che possa benedire e aiutare durante il percorso. No? Dai maestri più importanti come Atisha, per esempio, Atisha nell'anno 1000, 1020, quel che era, fine del decimo secolo, inizio dell'undicesimo secolo, Atisha, era questo maestro estremamente importante in India, nel monastero di Vikramashila, e lui quando è stato invitato di andare in Tibet, non sapendo cosa fare, è andato a fare un ritiro di Tara. Ed è stato durante questo ritiro di Tara che lui un giorno davanti è andato a fare preghiere a Tara davanti a una statua che oggi si trova a Bodh Gaya, il luogo dove Buddha raggiunse l'illuminazione, dove c'è il tempio. All'entrata del tempio di Bodh Gaya, al lato sinistro, c'è un tempietto piccolino oggi, anche un po' buio, piccolino, dove all'interno c'è questa statua di pietra che viene detto che la statua davanti alla quale Atisha fece le sue preghiere e davanti a lì ha avuto questa visione di Tara che gli parlava e che gli ha detto: se tu vai in Tibet la tua vita sarà più breve, però sarà di più beneficio per gli esseri. E quindi lui decise di andare in Tibet. No? E ci sono tante altre storie da maestri come Naropa, come Nagarjuna, come i più importanti maestri sempre, che hanno sempre fatto preghiera ad Aryatara e hanno ricevuto grandi risultati. Okay? Se vogliamo parlare di qualcuno che conosciamo, che ci è venuto a mancare da poco, ma che è un esempio di qualcuno che aveva come pratica principale anche Tara, era Lama Lawa. C'è chi si ricorderà che quando facevamo qua al centro le volte che abbiamo fatto la notte di recitazione delle 21 tare, l'unico che rimaneva dall'inizio alla fine immobile a recitare la preghiera delle 21 tare dall'inizio alla fine era Lama Lawa, no? E lui mi ha detto diverse volte, anche la statua principale che lui aveva come suo principale oggetto dell'altare era un'immagine di Tara. Questo per dire che il primo Dalai Lama, che era stato uno dei principali discepoli di Lama Tsongkhapa, la sua pratica principale, fra altre, era Tara. Per esempio il monastero di Tashi Lumpu, che è molto importante nel nostro lignaggio, quando Gyao Jindun Drup, che si chiamava questo importantissimo maestro, stava camminando, ha avuto questa visione di questa montagna che fosse Tara, che lo diceva che lì doveva fondare il suo monastero. E ancora oggi il monastero dove viene, dietro il monastero ci sono due pietre, due sassi grandi, che vengono dipinti di bianco una volta all'anno, che rappresentano i seni di Tara. E il monastero si trova nel suo grembo. E ci sono tantissimi esempi che possiamo fare. Okay? Adesso, prima di cominciare a parlare più della pratica, a spiegare la pratica, perché io volevo in questi due giorni non stare a fare tante spiegazioni, ma fare la pratica insieme. Ok? Io volevo cominciare insieme facendo una pratica che è fra le più importanti che esiste di Tara, ed è anche la più semplice. Perché ci sono tre tipi di pratiche che possono essere fatte. Quella che viene chiamata il Guru Yoga, la pratica della generazione frontale, è la pratica della autogenerazione. Questi sono i tre tipi di pratiche che ci sono. Ok? Quando siamo all'inizio della nostra pratica, è la base sulla quale si possono costruire le altre, è la pratica del Guru Yoga. Poi, sopra di queste, se è come una fondazione, si può costruire anche la pratica con la generazione frontale e poi dopo l'autogenerazione. Sono i tre livelli. Però si parte dalle fondazioni
perché la fondazione non c'è più, non si può, anche il resto non regge. Quindi non è che prima il primo livello è la pratica del Guru Yoga, poi quando arrivo all'autogenerazione non serve più, al contrario, più vado in alto più le fondazioni diventano importanti. È un po' come costruire un grande palazzo. In realtà più i piani diventano alti più le fondazioni diventano importanti. Chiaro questo concetto? Quindi la pratica del Guru Yoga è alla base, ok? Quindi volevo darvi prima la trasmissione della pratica del Guru Yoga di Tara, che è molto breve, e poi dopo adesso lo faremo insieme, nella quale io vi guiderò, perché la pratica è fatta principalmente di recitazione e visualizzazione. Quindi io vi guiderò spiegando quali sono le visualizzazioni, così che lo facciamo insieme, ok? Però prima vi darò la trasmissione del testo. E questo testo fu scritto da un maestro chiamato Thapu Dorje Chan. Thapu Dorje Chan fu un maestro molto molto importante del nostro lignaggio, che era un praticante, non era un maestro, era un grande erudito, ma principalmente era un grande yogi, era un grande meditatore. E lui ha avuto delle visioni. E queste visioni che lui ha avuto durante le sue pratiche, lui dopo li ha trasmessi nella forma di... lui ha scritto queste visioni e le ha trasmessi nell'aspetto di pratiche di meditazione. Questa è una cosa abbastanza comune nella tradizione del buddismo Vajrayana, che è... di solito esistono due lignaggi, quello che viene chiamato il lignaggio esteso, Ringyu, e lignaggio ravvicinato, Nyingyu. Questo che cosa vuol dire? Il lignaggio esteso, che è fondamentale che ci sia, è la linea di trasmissione ininterrotta che viene dal nostro maestro fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni. Ok? Il lignaggio ravvicinato è quando un maestro ha delle realizzazioni, ha una sua esperienza particolare, e quindi da questo lui trasmette una pratica come un metodo molto, come si può dire, non voglio dire personalizzato, ma qualcosa che viene dalla sua esperienza personale, e lui lo trasmette, e questo gradualmente c'è il suo lignaggio. Nei nostri tempi, per esempio, la pratica dell'autoguarigione che noi facciamo, la pratica dell'autoguarigione ha un lignaggio esteso, nel quale Lama Ganchen ha ricevuto questi insegnamenti da Khyabche Trichan Rinpoche, da Khyabche Son Rinpoche, tanti dei suoi maestri, che a loro volta hanno ricevuto da Paponka Rinpoche e altri maestri, e così andiamo indietro fino ad arrivare alla Lamazon Kappa, a Tisha, Nagarjuna, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni. Esiste un lignaggio esteso. Però della pratica dell'autoguarigione specificamente esiste anche un lignaggio ravvicinato che inizia con la Magancia, che riceve questa pratica a Borobudur in Indonesia. Quindi cosa succede? Quando Rinpoche è stato, questa è una cosa che lui stesso non racconta molto, quando lui è stato a Borobudur nell'89-90, qualcosa del genere, lui ha avuto come una visione. Lui, quando me l'ha spiegato, ha detto: guarda che se io vado a spiegare quello che è stata la mia esperienza, nei tempi d'oggi mi diranno che sono pazzo, no? E mi racchiudono da qualche parte. Però, quindi dice, non dico, però quello che succede è che lui ha avuto le sue visioni, le sue esperienze profonde, che dopo li ha tradotto nella pratica dell'autoguarigione. Ok? Questo è molto interessante. La pratica dell'autoguarigione non nasce da uno studio teorico di come adattare la sadhana ai tempi moderni. Nasce da un'esperienza diretta, da una visione che Lama Ganchen ha avuto a Borobudur, volendo chiamare un'esperienza mistica, tramite la quale dopo viene tradotto nella sadhana, nella pratica che noi abbiamo. E questo è quando avviene un lignaggio ravvicinato. Thapu Dorje Chan ha avuto la stessa cosa con la pratica di Tara.
In realtà ci sono 13 visioni che Thakur Dorje Chan ha avuto. Queste 13 visioni vengono poi dopo trasmesse come le 13 iniziazioni delle visioni pure di Thakur Dorje Chan, che sono state date qui ad Albagnano l'aprile scorso da Nyima Tulku Rinpoche, che sono iniziazioni che vengono molto raramente trasmesse. Noi abbiamo avuto la fortuna di averle ricevute qui. E di tutte le visioni di Thakur Dorje Chan, una delle più importanti è stata quella di Tara Chittamani, quella di Tara che poi dopo viene chiamata Tara Chittamani. Quindi anche l'impegno che Nyima Tulku aveva consigliato di seguire era quello di fare il Guru Yoga di Tara Chittamani, che vi darò la trasmissione adesso, quindi è scritto da lui, da Thakur Dorje Chan. Ok. Le pratiche cosiddette le sadhana, quindi le pratiche di recitazione e visualizzazione, hanno un potere di trasformazione interiore molto più forte che il semplice processo di riflessione e meditazione su concetti specifici. Okay? Però allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che domena ma hum hum pepe yin, che vuol dire senza il sutra il tantra è solo hum hum pepe, che vuol dire è importante tutta la parte della filosofia eccetera che serve per sostenere la pratica. Le due cose vanno insieme, non sono due cose separate. Il sutra e il tantra sono direttamente connessi, ossia la filosofia, l'insegnamento e la conoscenza va direttamente connessa e integrata nella pratica di meditazione, visualizzazione e recitazione. Non sono due cose separate, ok? Ci sono delle volte che uno separa le cose e c'è chi pensa, no, io voglio solo la conoscenza e a me la visualizzazione e la recitazione non è per me, può stare per un po', e c'è chi invece dice, no, io voglio solo recitare, visualizzare, a me di capire il significato non mi importa, anche non funziona. Le due cose vanno direttamente insieme. E una va a rafforzare l'altra. Adesso vi darò la trasmissione del Guru Yoga di Tara Chittamani e poi dopo lo faremo insieme guidato. Ok? Quindi quando si fa la trasmissione visualizzate che sopra di me ci sono i maestri del lignaggio, quindi Lama Gancha Rinpoche, Chichen Rinpoche, Paponka Rinpoche e così via, fino ad arrivare a Thakur Dorje Chan, poi sopra di lui gli altri maestri, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni, e c'è anche Aryatara, e da loro viene questo flusso di luce, in questo caso di color verde smeraldo, che viene al mio cuore e dal mio cuore va al cuore di ognuno di voi. Ok? Sangye shindo mikte ulwargi drogu namda shila chupar sho yidam guru radam ralakam niryatayam. Romati da manila tembe tu mamma in bella manager tarpar drebe temke shecha wa shukso dalu tamme chiwar pede de tu je de jenge yun romadan yerme trinje tsawe lamani kodo karma tembe lang sorde chaye chije dorje pe garda yun be chibodan je be makar tembe chugenin de dama ge chugo sumzo sordo pe sheze dorje kil rogo guru Togarala be lamo marge do chaye chujin yumbe uta balku jo sumdo chage do garden dar darin je ginge de balo yegan yungo bo guru be jo pe togara da mi jungo se semba sumge da ni chingur pe nengar oma da so ha se nan do ye shera ni rikse se tu ge ve ge kemne mal chenra tim be kundo da ni gur chi zo nor bo chan jo bar do shu ko sum ge be ye chate lo ma shan ye ro cho ba mal be to me ne za tik ton tam che Che va che va qui la gira, sa cinghia cincio, coro corto sotto, cinghia va cincio cimbrumo.
tu gara din zin sembe ta gura tu yige chube magie korvar gyuru parasamla om tare tu tare ture soha. Ripetete dopo di me, om tare tu tare ture soha. 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 Chinu de tara sodeb ki tsu du la me tse na kyam nyer che re da di ju rabo so va da be du la me go zon du le ve se ni karma ding zo rang ge ne zon di dik dik gun jam bu shan shir wan to. Lari ha so ni le na zo ve tro de rang ge ne ar tim ba le wan shi top chin ku shi tu ne sha pa den zo ve la ma rum bo che da ge ni ngar pe me den jo la ka den chin bo go ne je zon de. Go zon to ge mo dro tsa du so she wan shi le ba dan. Nyesho ge mi pa nama cha la me ne jo di ni lam ge so shi ngam tar wa ra jo be tim ge ta bo me du mi ro wa yin chin. Chi lam da ngu dro tam che la ma la di ne jo nge bar nyam so la wa ra cha. Adesso facciamo la pratica insieme, perciò ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però tesa. Spalle rilassate, la testa leggermente in avanti, la bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. La consapevolezza sul respiro. Poggiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce. Ci permettiamo di rilassarci nel momento presente. Qualunque altro pensiero riguardo il passato, riguardo il futuro, o anche riguardo il presente, che non sia il semplice osservare il nostro respiro, la sensazione alle narici, non gli diamo importanza. Così come viene, si va. E portiamo la nostra attenzione
sulla sensazione delle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce. Osserviamo noi stessi. Riconosciamo che finché saremo nel ciclo di veleni mentali, presi dalla rabbia, dall'invidia, dall'insoddisfazione, guidati dall'ignoranza, non ci sarà pace. Ci sarà sempre sofferenza. Desideriamo profondamente liberarci da questo ciclo vizioso di veleni mentali, azioni negative, risultati di sofferenza, cosiddetto samsara. Desideriamo profondamente raggiungere uno stato costante di pace, di soddisfazione, di gioia. E riconosciamo che questo stato non si può raggiungere tramite la costante perseveranza nel creare un mondo perfetto, ma unicamente tramite lo sviluppo delle nostre proprie qualità. E perciò chiediamo a Buddha di guidarci, prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nel Dharma, il sentiero da seguire, il percorso interiore di crescita. Prendiamo rifugio nella Sangha, la compagnia spirituale che ci sostiene nel nostro percorso. Prendiamo rifugio nel Guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha. Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangha. Yeah.
questo ciclo cosiddetto samsara, di veleni mentali, di azioni non virtuose, di sofferenza, non siamo da soli. E ogni essere che ci circonda si trova nella stessa situazione. Desideriamo dal più profondo del nostro cuore che ogni essere sia felice. Desideriamo dal più profondo del nostro cuore che ogni essere sia libero dalla sofferenza. Inspiro. Per aiutare ogni essere ad essere felice, a non soffrire, prendiamo rifugio nel Buddha che un giorno diventeremo, ossia nel nostro proprio potenziale. Prendiamo rifugio nel Dharma che realizzeremo, nella nostra propria pratica spirituale. Prendiamo rifugio nella Sangha che diventeremo, e nella nostra capacità di sostenere ed aiutare gli altri. Sangye Chodan Sodhi Chodanla Chanchu Pardu Dhani Kyapsu Chi Dhani Chinsu Possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità delle sue cause. Possono tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Possono tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Possono tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, liberi da pregiudizi, avidità e odio.
possano tutti gli esseri senzienti guarire dalle malattie, possano purificare il corpo e la mente illuminati e godere di perfetta salute relativa e assoluta ora e sempre. Possano tutti gli esseri senzienti rilassarsi in un ambiente interiore ed esterno puro e sano ora e sempre. Possano tutti gli esseri senzienti avere la pace interiore e godere della pace nel mondo ora e sempre. L'ambiente intorno a noi si trasforma in un ambiente puro. È come preparare il luogo per invitare Arya Tara, inseparabile dal nostro guru. In questo luogo puro sorge un oceano di offerte. Om Namo Bhagavate Vyasa Sarva Pramadane Tathagataya Te Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benze Ma Benze Ma Teza Benze Ma Vidya Benze Ma Bodhicitta Benze Ma Bodhi Mandupa Sankramana Benze Sarva Karma Avarana Vishodana Benze Soha Uncho Sunke troviamo nel nostro aspetto ordinario, ossia con il nostro proprio corpo, nella nostra propria apparenza, come siamo abituati a vederci. Abbiamo un canale centrale, due canali laterali e cinque principali punti di energia chiamati cinque chakra. Bianco al capo, rosso alla gola, blu al cuore, giallo all'ombelico e verde il chakra segreto. In questo momento i nostri cinque chakra non sono ben equilibrati e sono bloccati. Dalla ignoranza al capo, dall'insoddisfazione alla gola, dalla rabbia, rancore, aggressività, instabilità, tristezza, ansia al cuore, bloccati dalla arroganza e dall'avarizia all'ombelico. Il chakra segreto è bloccato dalla paura
dall'invidia e dalla gelosia. Chiediamo a tutti i maestri del lignaggio di benedirci. Chiediamo a Guru Buddha, a Ryotara, ossia nell'apparenza come nostro Guru, inseparabile di tutti i Buddha, in particolar modo inseparabile dal tesoro di compassione, madre di tutti i Buddha, Ryotara. Guru Buddha, nella sua apparenza come nostro proprio Guru, inseparabili da tutti i maestri del lignaggio, viene verso di noi, sorge davanti a noi, seduto su un bellissimo trono. Guru Buddha ci sorride, viene verso di noi Guru Buddha e si siede gioiosamente sul nostro capo, guardando nella nostra stessa direzione. Siede al nostro campo. Nel momento in cui Guru Buddha si siede al nostro campo, il nostro proprio canale centrale è come se si connette col canale centrale di Guru Buddha. Nel momento in cui Guru Buddha viene verso di noi e tocca il nostro campo, sentiamo una grande gioia, una beatitudine che riempie il nostro corpo e la nostra mente. Chiediamo a Guru Buddha di venire qui. Che non sia una semplice visualizzazione, ma che effettivamente tutti i nostri maestri, maestri del lignaggio, vengano in questo luogo, in questo momento, per benedirci. Chiediamo le benedizioni per sviluppare le nostre proprie qualità. Sampo Vagyu Trashipa Tuch
centem pece lei alloda, per dietro lo zampezze pace, pandella mescia la soluare. Omo ha guru vajradara sumati munisha sane karma, uta vardanya shrivadra vasamanya sarva siddhi. Al cuore di Guru Buddha sorge un fior di loto di 8 petali. Sul fior di loto c'è un cuscino di sole e di luna, sul quale sorge la sillaba tam. Tam, verde, che gradualmente si trasforma in un fiore di Utpala. Questo fiore si trasforma in Aryatara, la madre di tutti i Buddha. Tara ha un aspetto femminile e profonda bellezza. Il suo corpo è di un colore verde smeraldo. Con la mano destra nel mudra della generosità, la mano sinistra nel mudra e concede il rifugio dei 3 gioielli. La sua gamba sinistra è piegata, rappresentando la saggezza che realizza la natura di ogni fenomeno. La gamba destra è distesa, rappresentando il metodo e la compassione di agire per il beneficio di ogni essere con velocità e immediatezza. Nel cuore di Aryatara c'è un fior di loto con un cuscino di luna sul quale c'è la sillaba tam, il colore verde. Intorno alla sillaba tam c'è il mantra Om Tare Tuttare Turesova. Cuore di Guru Buddha Aryatara, ossia dalla sillaba tam al cuore di Tara, che si trova al cuore del Guru sul nostro capo, si emanano raggi di luce che vanno nelle 10 direzioni, toccando il cuore di ogni essere sacro, di ogni Buddha, e invitando loro a venire a questo luogo, in questo istante, ognuno di loro accetta la richiesta e un'emanazione viene verso di noi e si assorbe al cuore di Guru Buddha Aryatara come una pioggia di esseri di saggezza. Alcuni sono grandi come montagne, altri sono piccoli come atomi, e si assorbono tutti in Guru Buddha Aryatara sul nostro campo. Sem chen kun ye gun yur chi do de pon che mi de jom ze la na na ma le yang da gen yur pen.
Urbuda Riattara, nei suoi tre manifestazioni, l'essere dell'impegno nell'aspetto del guru, l'essere di saggezza nell'aspetto di Tara, l'essere di concentrazione nell'aspetto della sillaba Ta, rappresentando anche le tre manifestazioni, grossolana, sottile e molto sottile. Guru Buddha Ariyatara, il nostro capo, è inseparabile della stessa natura, dello stesso gusto, non duale, di ogni Buddha, di ogni essere sacro. Chiediamo le benedizioni a Guru Buddha Ariyatara, perché vogliamo anche noi sviluppare le nostre qualità per poter aiutare ogni essere. Dal chakra del capo di Guru Buddha Ariyatara, ossia sia dal Guru che Ariyatara al suo cuore, si emana un flusso di nettare luce di color bianco che va davanti a noi, ritorna indietro e si assorbe sul nostro stesso capo, purificando la nostra ignoranza. I raggi di luce nettare sono della natura di guarigione, della natura di saggezza. In noi stessi sviluppiamo la nostra saggezza, sperimentando l'infinito spazio interiore, purificando anche ogni negatività del corpo. Il nostro corpo diventa puro e ogni azione non virtuosa fisica che abbiamo compiuto viene purificata. Seguiamo con la visualizzazione mentre recitiamo il mantra. Om Tare Tuttare Ture Soha. Thank you.
nostra dare assumati, ogni scelta di da guardare in stimare, guarda mania sarò se te Oma guru bhajra dara sumati munisha sanada Sutta parda nishi padra vasa manya sarva siddhevo Oma guru bhajra dara sumati munisha sane karma Sutta parda nishi padra vasa manya sarva siddhevo Oma guru bhajra dara sumati munisha sane karma Uta vardhanya shri padra varsa manya sarva siddhevo Oma guru bhajra dara sumati munisha sane karma Uta vardhanya shri padra varsa manya sarva siddhevo Oma guru vajradara sumati munisha sane karma Uta vardhanya shri padra varsa manya sarva siddhevo Nostro chakra del capo diventa perfettamente equilibrato. Riceviamo così tutte le benedizioni del corpo di Guru Bodha Aryatara, creando le cause per sviluppare il corpo Vajra, ossia il corpo in uno stato puro. Sviluppiamo l'infinito spazio interiore. Dal chakra della gola di Guru Buddha Aryatara, sia di Tara al nostro cuore che del Guru, si emanano raggi di luce e nettare che si uniscono, vanno davanti a noi, ritornano indietro e si assorbono alla nostra propria gola, purificando ogni negatività relazionata al chakra della gola. Sviluppiamo tramite queste benedizioni la soddisfazione e la concentrazione, eliminando così l'insoddisfazione, il desiderio illimitato, l'attaccamento illimitato. Purifichiamo tutte le negatività di parola, tutte le azioni negative che abbiamo compiuto con la nostra parola, le volte che abbiamo mentito, usato la parola in un modo violento, aggressivo, creato conflitti tramite la nostra parola. Ogni azione negativa compiuta tramite la parola viene totalmente purificata. Sviluppiamo la concentrazione, la soddisfazione e la parola santa. Uta vardhanya shri bhadra varsa manya sarva siddhevo
Ma Guru Vajradhara Sumati Munisha Saneka Uta Vardhanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Amumo. Il nostro chakra della gola diventa perfettamente puro. Sperimentiamo una profonda sensazione di soddisfazione che permette alla nostra mente ad essere concentrata. Ogni negatività di parole è stata purificata e creiamo le cause per sviluppare la parola Vajra, la parola nel suo stato. Dal chakra del cuore di Guru Buddha Aryatara si emanano raggi di luce nettare di color blu. Dal chakra di Aryatara, del Guru, i raggi nettare di color blu si uniscono, vanno davanti a noi, tornano indietro e si assorbono al nostro cuore. Purificando ogni negatività relazionata al chakra del cuore. Specialmente purifichiamo la rabbia, l'odio, il rancore, il nervosismo, l'impazienza, l'instabilità interiore, la tristezza, l'ansia. Questo avviene mentre tramite le benedizioni sviluppiamo l'amore, la compassione, la stabilità interiore, la pazienza, la gioia spontanea. I raggi di luce nettare che si assorbono purificano anche tutte le azioni negative che abbiamo compiuto tramite la nostra mente. Tutte le volte che abbiamo avuto pensieri aggressivi, odio, rabbia, invidia, gelosia, qualunque azione non virtuosa che abbiamo generato mentalmente viene totalmente purificata. E creiamo le cause per sviluppare la mente vajra, la mente nel suo stato puro. Sperimentiamo un profondo amore e compassione, ossia una forte attrazione per la felicità degli altri, indipendentemente di chi sia, e una avversione verso la sofferenza di ogni essere. Sperimentiamo uno stato interiore di stabilità, di equilibrio,
cause per sviluppare la mente vajra, la mente nello stato totalmente puro. Dal chakra dell'ombelico di Guru Buddha Aryatara si emanano raggi luce di colore giallo che si emanano verso di noi, andando davanti e poi ritornando e assorbendosi al nostro chakra dell'ombelico, purificando tutte le negatività relazionate al chakra dell'ombelico, specialmente purificando totalmente l'arroganza e l'avarizia. Tramite lo sviluppo dell'umiltà, il non paragonarsi con gli altri e la generosità, la gioia nel condividere materialmente, spiritualmente, emozionalmente, dando amore, e la generosità di dare protezione, l'aiuto a coloro che soffrono. Purifichiamo le nostre caratteristiche, cosiddette qualità, e sviluppiamo caratteristiche del corpo, della parola e della mente pure. Chakra dell'ombelico diventa perfettamente equilibrato. Sviluppiamo profondamente una sensazione profonda di autostima, di sicurezza con se stessi, di dove non c'è più bisogno di paragonarsi con nessuno, senza sentirsi superiore o inferiore. Sviluppiamo una profonda gioia nel condividere, materialmente, spiritualmente, emozionalmente. Sviluppiamo la saggezza dell'equanimità. E creiamo le cause per sviluppare le pure caratteristiche di un Buddha. Dal chakra segreto di Guru Buddha, Aryatara, si emanano raggi e luce di nettare verde, verde smeraldo, che vanno davanti a noi, ritornano e si assorbono al nostro chakra segreto. Purificando tutte le negatività, in particolare le paure, ogni forma di paura viene totalmente pacificata, l'invidia, la gelosia, l'incertezza.
sviluppiamo uno stato interiore di fiducia, di certezza, la saggezza che tutto compie, il non aver più dubbio su ogni azione, il rigioire, la gioia per la virtù e felicità degli altri. Creiamo le cause per sviluppare l'azione pura. Omo tare tutare ture soma, om 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 tare tutare ture soma. Om tare tutare ture soma soma. Om guru vajradhara sumati muni shasane paramabhuta pradhani shibharavata muni sarasivyamu. Om guru vajradhara sumati muni shasane paramabhuta pradhani shibharavata muni sarasivyamu. Om guru vajradhara sumati muni shasane Tavardanya Shri Padra Varsamanya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasani Shri Padra Varsamanya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasani Karma Tavardanya Shri Padra Varsamanya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasani Varsamanya Sarvasiddhi Om. Il nostro chakra segreto diventa perfettamente equilibrato. Sperimentiamo una profonda sensazione di certezza, di sicurezza. Una profonda gioia per la virtù e le azioni virtuose e la gioia di ogni essere. Creiamo le cause per sviluppare l'azione sacra di un Buddha. Raggi di luce nettere di color bianco, rosso, blu, giallo e verde simultaneamente si emanano dai cinque chakra di Guru Buddha e si assorbono ai nostri rispettivi chakra. In questo modo le negatività di corpo, parole e mente vengono purificate insieme e specialmente andiamo a stabilizzare le nostre qualità. Quindi ci concentriamo sulla saggezza, il capo, l'infinito spazio interiore, la soddisfazione alla gola, la concentrazione, l'amore e la compassione al cuore, la stabilità e la gioia spontanea, all'ombelico, l'umiltà, l'autostima e la generosità, al chakra segreto, la certezza, il potere di realizzazione, l'azione sacra e il rigioire. Omotare tutare ture soma, omotare tutare ture soma, omotare tutare ture soma, omotare tutare ture soma, ture soma. Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhani Shri Bhadravasa Manya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhani Shri Bhadravasa Manya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhani Shri Bhadravasa Manya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhani Shri Bhadravasa Manya Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara
dara sumati muni shasane kama kota arda nye shrema vasama di benedizioni. I nostri cinque chakra sono perfettamente equilibrati. Chiediamo a Guru Buddha Ryatara di rimanere con noi in ogni momento, di guidarci in ogni parola che diciamo, in ogni scelta che facciamo, in ogni pensiero che abbiamo. Questa vita, nella nostra morte, nel bardo e in tutte le vite future. Guru Buddha Ryatara accetta la nostra richiesta e dolcemente diventa piccolo come un pollice. Il nostro chakra del capo si apre, col canale centrale si apre, e Guru Buddha scende dal nostro canale centrale. Si siede gioiosamente su un fior di lotto di 8 petali al nostro cuore. Guru Buddha, Anaryatara, siedono gioiosamente al nostro cuore. Nostro corpo, parole e mente molto sottili, divengono inseparabili dal corpo, parole e mente di Guru Buddha Ryatara. Sperimentiamo un infinito spazio interiore, pieno di gioia, di pace, di amore. Concentriamo nello stato interiore di infinito spazio, pieno di gioia, di pace, di amore. Per concludere, facciamo le 21 tare, che si trova alla pagina 35 della Siddhana. Le 21 tare riguardano 21 diverse forme di azione di Ryatara, in modo di... Quindi in questo momento facciamo le 21 tare dedicate affinché Ryatara possa guidarci, Guru Ryatara, nelle nostre azioni quotidiane, quindi che possa ogni azione della nostra vita quotidiana essere, diventare il sentiero per l'illuminazione. Sì. Che per me c'è una braghema,
Jibatsa Droka Dushiva Saba Sanje Choyunima Chasete Shishe Petsuto Tayena Pragya Vachama Malu Paro Jibato Pe Yawe Sekishi Tutema Chasetu Dara Mugnige Tedan Chodana Kagama Jitendu Bosham Kinente Me pago banuma, già se gaggi me la zampa, non la mazzo quando c'è, giù coro la ci sananda, ne cinzo chi te ne toma, già se trece c'ha da pecchi, paro giù corra tu gioma, e cagno gascia chi niente, ne patru pasci tu parma. Già se tu leggi pace, tu chi pavona pragioma, ci riesce ogni tronietenze, da votam c'è malusoma. Già se con giusto sociaghe, sono tu canna praghema, ma luccio piccolo ghiempe, anche lo che sono antruma. Già se la tu cavagipe, Ungheva chi c'è qua ferma, se parla c'è tutta l'ai, più d'angi te quando c'è ma, c'è se sa sci che ho verso na, tam c'è gubani umani ma, tra nei uveli che munghi, combatta c'è na patroma, c'è se da uvezi curvughe, che patta c'è scintu parma, tra Petro na o Pamele, ta pasci tu ora zema, già se capeta me meta, parvetre me unanema, e che hai un cucco ne corregge, tra i puni nam bragioma, già se sa scimo la ciaghi, di vini ci sciaghi duma, cronie c'è zeli che unghi, Vado un po' da minghema, già se te manche ma scima, mia ne desci c'è io nima, so a montagna andante pe, di pace un po' giungo a nima, già se con il coragawe, tra i luni nam praghema, i che ci per mani cope, ritavo le romanima, già se tu riesci a mi dare un ghina per sabonima e a mandare ad ambice ci penso una io anima già se la izzo in ampe ridata c'è c'è una nama caragni giù pechi righe tu amma le fanni serma già se la izzo non mi chiappo la mia cittema come goccia cavagigi salami la mia passema già segni ma davaghepe c'è mi collabora sema arani giù tutta rai scintu a corri nessema già se vieni su una corpe scivetu dai andandema Tondaro la mangizona, giovato le ragionima, sapena vita patita, c'ha se guagni di sciuzzacci. Grazie.
santem per promessa sunti, proverbum sentatum egiurci. Nemo delecem dele, nime curiam deleci, in sentatu delepe, conciosum gicingilo, conciosum gino truzzo, conciosum gitrasci. Alba o al tramonto, di notte durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.